Emittenti miniatura! Dal punto di vista economico, attualmente gli Stati Uniti sono in competizione con l'Europa sul fronte. E arrivati a questo punto, basta aggiungere all'impasto 2 cucchiai di zucchero e 3 cucchiai di... In altre parole, la soluzione si ottiene... Dal mio punto di vista, la situazione appare molto complessa, in quanto... Che noia queste trasmissioni! Oh, che barba, che super barba! Scusa, ma che hai? Di che ti lamenti? Mi lamento dei canali della TV! Cosa, i canali? Sì, la televisione ha tanti canali, eppure non c'è mai un bel programma. Sì, come guarda stavo qui, dicendo... è una noia tremenda! In quanto le spo... Tu che cosa guarderesti, scusa? Quindi versare l'impasto? Tutte le volte che provo ad accendere la televisione non trovo niente da guardare, niente che mi piaccia veramente. Sì, effettivamente hai ragione, anch'io la penso così. Ah, sì? Certo, bisogna fare qualcosa. Sì, ma che cosa possiamo fare? Per esempio, possiamo usare le frequenze vuote e inserire dei canali che siano di nostro gradimento. Ah, si può fare una cosa del genere? Emittenti miniatura! Ma scusa, cosa sarebbero? Vuoi dire che questa cosa minuscola sarebbe un'emittente televisiva? Prova a guardarla con una lente di ingrandimento e te ne renderai conto. Sì, la vedo! È microscopica, ma ha la forma di un palazzo con sopra un'antenna. Ora me ne incollo una sulla testa. Accendi la TV su un canale vuoto e schiave di... Ok. E ora passiamo alle previsioni del tempo. Che cosa? Non può essere! Mi sembra di vedere la mamma in televisione! Sì, sono io che la sto riprendendo. È davvero incredibile! Se riuscirai a mettere uno di questi apparecchi sulla testa di qualche animale, potrai seguire i suoi movimenti e vedere quello che vede lui. Ah, che bello! Già. Ti prego, dammeli! E adesso cerchiamo un animale su cui attaccare l'apparecchio. Ecco, questo è un cane randagio, quindi penso che andrà un po' dappertutto. Bravo, fammi da TV! Ciao e molte grazie! Dai, lavora anche tu per me! Calma, calma, non c'è bisogno che ti arrabbi! Ehi, aspetta! Fermati, ti prego! Guarda che non ti voglio catturare, ti voglio solo chiedere se puoi farmi da emittente televisiva, hai capito? Ora vola pure dove vuoi, così mi trasmetterai delle immagini panoramiche. Fatto, li ho attaccati a 3 animali. Bene, allora possiamo cominciare. Tutti gli equilibri. Vediamo che cosa sta facendo il primo animale. Relazioni. Questo deve essere il gatto, ma perché è tutto nero? Non so, non capisco. Ma certo, probabilmente il gatto sta dormendo. Ancora? Ho l'impressione che quel gatto sia un bel pigrone. Proviamo a passare sul canale di un altro animale. Che animale hai scelto? Questo deve essere il cane randagio, si muove. Ma allora quando va in giro un cane vede le cose in maniera diversa da noi. Certo, perché il suo occhio è a un livello più basso. Ehi, che cos'è stato? Che cosa succede? Ma quello è Gian! Già, la lattina che Gian ha preso a calci ha colpito il cane sulla testa. Guarda Gian come scappa! Corre forte quel cane! Lo sai, a dir la verità mi sembra di vedere te. Perché? Cosa vorresti dire? Ma guarda, Gian non c'è più, è sparito! Chissà dove si è nascosto. Ha pensato di salvarsi aggrappandosi ad un ramo. A quanto pare il cane ha deciso di lasciar perdere. In fondo sono contento. Che c'è là dentro? Non voglio vedere, cambia subito canale, per favore.
Questo è senza dubbio il passero. Che bello, sembra di volare. Caspita, che panorama! Ma quella... quella sembra la nostra casa. Infatti lo è. Guarda, pare che ci sia qualcosa di bianco sul tetto. Che cosa può essere? Ma è una camicia. Tieni, mamma. Il vento l'aveva fatta volare sul tetto. Oh, santo cielo, ti ringrazio, Nobita. Ah, il gatto si è svegliato e comincia a muoversi. Che cosa, davvero? Perché sul canale del gatto vediamo il gatto? Non dovremmo vedere quello che vede lui? Sì, naturalmente, ma sta a vedere. Ora ho capito, il gatto era riflesso in uno specchio. Certi gatti sono molto vanitosi. I gatti possono spiare in tutte le case. Sì, i gatti osservano tutto quello che succede in città. È vero. Chissà se riesco a mandare il gatto a spiare nel bagno di Shizuka. Oh, Nobita, sarebbe maleducato. Ehi, quello è Dekisugi. Come al solito sta studiando. A proposito di compiti, Nobita, mi sembra che tu non li abbia ancora fatti. Ma sì, li faccio più tardi. Quella è Shizuka! E ci sono anche Gian e Suneo. Chissà di che cosa stanno parlando. Se il gatto si avvicinasse di più a loro, potremmo sentire quello che dicono. Cosa? Una nuova sala giochi? No, Gian, mi spiace, ma non ci posso venire. Perché non puoi venire? Perché oggi ho già altri impegni. Oh, scusa, non volevo. Ehi, perché fai così? Lei non può vederti. Ah, già. Su, vieni qui, dai. Vado al cinema con mio padre. A vedere cosa? Certo che Shizuka è proprio carina. Vado a vedere Alien Man 3, è in prima visione. Veramente? Ma è fortissimo, voglio vederlo anch'io. Sì, anch'io. Non si può, i biglietti sono stati venduti in anticipo, è tutto esaurito. Oh. Certo, ma fortunatamente io e mio padre abbiamo i posti prenotati. Ciao. Sempre il solito. Per me Shizuka è la più bella del mondo. Ehi, Nobita, smettila di sognare. Su, Nobita, svegliati. Non è giusto, Suneo è così egoista. Si è vantato con Gen e Shizuka solo per farsi invidiare. È sempre il solito. Che idea! Oh, Doraemon, per favore, puoi darmi un altro di quei ciuschi? Ok, come vuoi. Tieni. Grazie. Perfetto. Ehi, Suneo, è ora di andare, sbrigati! Eccomi, papà! Sì, pronto, chi parla? Ah, ciao, Nobita! Cosa? Alien Man 3, hai detto? Certo, ti piacerebbe venire a vederlo da me in televisione? D'accordo, allora ti aspetto. Bene, perfetta, fra poco. Beh, adesso che ci penso potrei invitare anche Gian. Nobita, apri! Nobita, siamo noi! Ciao ragazzi, benvenuti! Ma tu sei sicuro che ci farai vedere Alien Man 3? È uscito solo oggi al cinema. Se ci stai prendendo in giro, ti faccio vedere io. No, non vi sto prendendo in giro, entrate pure. Ve lo dicevo. È incredibile. Molto bene, allora buona prima visione, ragazzi. Ti prego, Alien Man.
ci picchia che eroe Alien Man. E la sua storia d'amore con la regina era così romantica. Ehi ragazzi, ho visto il film, è stato bellissimo. Alien Man è forte e coraggioso, perché questa volta ha superato se stesso. Era molto più potente che nell'ultimo film, ma anche il suo grande nemico era piuttosto forte e gli ha dato parecchio filo da torcere. Era Tiger Woman, vero? Mm? Sì, esatto, ma tu come fai a saperlo, Gian? Comunque, Tiger Woman era veramente cattiva. È arrivata persino a rapire la regina. E Alien Man era disperato. Io credevo che non ce l'avrebbe mai fatta. E invece ad un tratto, sapete cosa è successo? È arrivato il carro armato della pattuglia spaziale e ha bloccato Tiger Woman. E poi lui ha fatto finta di essere sconfitto, ma in realtà era pronta a combattere. Certo che quella pattuglia spaziale era di una forza pazzesca. Ma dico, si può sapere come fate a conoscere la trama, voi tre? Sì, vi dico che è così, credetemi. Ma che programma può essere? Il film di Alien Man è stato fantastico, mi è proprio piaciuto. Sì, è vero, è stato veramente bello. Bene, hai avuto il tempo di andare al cinema. Ti ricordo che domani c'è un compito in classe importante. Pensi di aver già studiato abbastanza? Ecco, io veramente... L'ultimo compito in classe è stato un disastro, l'hai dimenticato? Ora va subito a casa a studiare e non perdere tempo a bighellonare, capito? Di questo passo non so se riuscirai a superare l'anno. Quante volte te lo devo dire? Anche questo compito sarà insufficiente. Sarò costretto a dirlo a tua madre e tu sai come andrà a finire, vero? Filo a studiare! Sì. Ma com'è possibile? Hai preso un'altra insufficienza. In effetti gli ultimi 5 compiti in classe mi sono andati male. Però ti prego, non dire niente alla mamma. Nobita, sei un caso disperato. Adesso gli faccio vedere io. Ehi, Doraemon, mi raccomando, prometti che manterrai il segreto, vero? Va bene, ma tu devi studiare. Siamo a casa! Nobita!